Nessun obbligo di mascherine e niente DAD per i positivi. In vigore dal 1 settembre le nuove disposizioni per la ripresa dell'attività scolastica varate dal Ministero dell'Istruzione. Partiti all'alba dal Tiguglio i 220 partecipanti al pellegrinaggio nazionale dei Cresimati. I pullman sono in viaggio per Roma, mercoledì l'atteso incontro con il Papa. Lumarzo ha accolto il suo nuovo parroco, prete Rinaldo Rocca. Vi aspettavate forse un giovanotto, ha detto salutando i fedeli, ma sono emozionato come un prete novello. L'Aquila sia davvero capitale di perdono, pace e riconciliazione. Francesco accolto nel capoluogo abruzzese, significativo l'incontro con chi ha perso i cari nel terremoto del 2009 e l'apertura della Porta Santa nella Basilica di Collemaggio. Non si parla più dell'Ucraina, l'appello degli ucraini di Chiavari a non dimenticare la guerra, consegnata alla comunità il premio Bontà Madre Speranza a Rapallo. Chiusa la 38esima edizione di Expo Fontana Buona, organizzatori soddisfatti della ripartenza. L'edizione 2023 si farà a Calvari, lo decideranno Città Metropolitana e il nuovo direttivo del GAL. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Parliamo di scuola in apertura. Mancano ormai poco più di 2 settimane al suono della prima campanella. In queste ore il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Vademecum con le nuove disposizioni per il rientro in classe e la prevenzione del Covid. Non ci sarà più l'obbligo della mascherina, ma non sarà neanche più utilizzata la DAD per i casi di isolamento a casa. Sentiamo. Mascherine non più obbligatorie, tranne che per gli studenti e il personale scolastico a rischio, i contatti di positivi o anche in caso di semplice raffreddore. Addio alla DAD in caso di positività e isolamento a casa e le scuole non potranno attivarla in autonomia. Nessuna misurazione della temperatura all'ingresso. Sono alcune delle disposizioni decise dal Ministero dell'Istruzione in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico, il terzo in coabitazione con il Covid. Obiettivo è di garantire la frequenza scolastica in presenza. In un unico documento, un vademecum, sono raccolte le indicazioni per le scuole di tutti gli ordini e grado in vigore dal 1 settembre. A scuola dunque si potrà andare anche se raffreddati, ma i sintomi respiratori dovranno essere di lieve entità e le condizioni generali buone e senza febbre. In questo caso gli studenti potranno frequentare in presenza indossando le mascherine chirurgiche o FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi e avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza della cosiddetta etichetta respiratoria. Se uno studente però, misurata la temperatura, risulterà con più di 37,5 gradi, allora scatteranno le misure di prevenzione. Pochi i cambiamenti per la gestione dei casi sospetti e poi dei confermati di Covid. Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi acuti verranno ospitati nella stanza dedicata appositamente predisposta. Nel caso di bambini o alunni minorenni saranno avvisati i genitori. Se effettivamente positivo, per il rientro a scuola sarà necessario l'esito negativo del test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento, mentre non sono previste misure speciali per il contesto scolastico per la gestione dei contatti positivi. Si applicano le regole generali previste dalla circolare dello scorso marzo, ovvero l'autosorveglianza fino al 10° giorno e l'obbligo di indossare in classe la mascherina FFP2. I dispositivi di protezione saranno indossati poi anche dai soggetti fragili opportunamente certificati. Studenti e personale potranno utilizzare i dispositivi di protezione FFP2 e quelli per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Infine, in continuità con gli anni precedenti, oltre alle potenziate procedure di sanificazione degli ambienti, si conferma l'attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti della diffusione del virus. In una successiva nota verranno fornite alle istituzioni scolastiche le istruzioni operative per la compilazione di questa rilevazione, che verrà resa disponibile prima dell'inizio delle lezioni. Dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza che interesseranno a partire da settembre la scuola primaria Umberto I di San Pier di Canne a Chiavari. Le 5 classi dell'istituto sono state trasferite nelle aule del campus Gianelli. La struttura continuerà ad ospitare anche una sezione della scuola dell'infanzia Mazzini del comprensivo Chiavari 1, visto l'incremento costante del numero di iscritti. Per agevolare le famiglie abbiamo stabilito una riduzione della tariffa del trasporto pubblico per i bambini che frequentano il plesso originario residenti a Chiavari, che passa da 250 euro a 125 euro per il primo figlio e 75 per il secondo, 50 euro per i successivi, cui nuclei familiari possiedono un ISEE sino a 3.100 euro, ha spiegato l'assessore all'istruzione e vice sindaco Michela Canepa.
E sono partiti questa mattina alle prime luci dell'alba i 220 partecipanti al tradizionale pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma. A bordo di 5 pullman partite da diverse località del Tigullio, i ragazzi vivranno 3 giornate nella capitale accompagnati dal vescovo Giampio De Vasini, da diversi sacerdoti e catechisti. L'appuntamento, inaugurato nel 2014, ritorna dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Questo pomeriggio è previsto il primo appuntamento alle 15:30 nella Basilica di Sant'Andrea della Valle. Sta seguendo per noi il pellegrinaggio il nostro inviato Giacomo Rizzi. Vedremo di collegarci con lui nel corso del nostro telegiornale per gli aggiornamenti. E così continuiamo con le notizie diocesane. La comunità di Lumarzo ha accolto il nuovo parroco, prete Rinaldo Rocca. Emozionato, ha salutato i fedeli in dialetto genovese dicendo loro vi voglio bene. Il sacerdote inoltre subentra a Don Matteo Benetti come nuovo vicario foraneo della Fontana Buona. Vediamo il servizio. Bacia il suolo di Lumarzo, prete Rinaldo Rocca all'arrivo nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Sorride ed è entusiasta. 73 anni, fontanino di origine, dice di sentirsi emozionato come un pretino novello. Gente qua, siete giù bene. Vi aspettavate forse un giovanotto, scherza, salutando i presenti alla messa, ma non vedevo l'ora di tornare alla vita di parrocchia. Poi, nel ringraziare per l'accoglienza, lancia un messaggio di grande affetto. E se il villaggio, che resta il mio primo compito, non avesse più bisogno di me, chissà se potrò abitare qui con voi e magari avere grazia di morire con voi. Il canonico Rocca diventa parroco di Lumarzo, Pannesi e rettore del santuario di Nostra Signora del Bosco. Una comunità viva nella fede, una famiglia solidale e attenta al prossimo, la descrive il sindaco Daniele Nicchia. Io ho i paesi nel cuore, c'è la conoscenza, c'è il rapporto, c'è anche dirsi qualcosa di tutto, conservare qualche rancore, ma c'è tanta umanità. Sull'umanità e dentro all'umanità è il germoglio della fede. Il sacerdote sarà anche vicario foraneo della Fontana Buona, un compito già svolto in gioventù ma nella zona della Valsturla. Cercherò, spiega, di fare unità tra i sacerdoti e i fedeli. Il territorio è esteso, le distanze sono notevoli, un cammino delicato ma affascinante. C'è un'appartenenza, un desiderio di affermare, di custodire l'identità di parrocchia, di comunità, di paese, che forse altrove non sono così marcate. Il Papa adesso, Francesco, è stato accolto all'Aquila, una visita di poco più di 4 ore, quella del Pontefice nel capoluogo abruzzese, ma con 2 momenti molto significativi: l'incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio e l'inizio della perdonanza celestiniana. Vediamo il servizio. Tre colpi del ramo d'ulivo e la porta che si apre. Dopo 728 anni dalla sua istituzione da parte di Celestino V, è Francesco il primo papa della storia ad aprire la porta santa della Basilica di Collemaggio all'Aquila e dare inizio alla festa della perdonanza celestiniana. Entrato nel luogo di culto, il papa omaggia le spoglie dell'eremita divenuto pontefice, rivestite di paramenti papali donate da Benedetto XVI, mentre nella cappella del mausoleo sosta in preghiera silenziosa davanti alla bolla del perdono custodita in una teca. Una visita attesa, quella di Francesco all'Aquila, città ancora ferita dal sisma del 2009, iniziata al mattino proprio con il saluto e l'abbraccio in Piazza Duomo ai familiari delle 309 vittime del terremoto. Anzitutto vi ringrazio per la vostra testimonianza di fede, pur nel dolore e nello smarrimento che appartengono alla nostra fede di pellegrini, avete fissato lo sguardo in Cristo, crocifisso e risorto, che con il suo amore ha riscattato dal non senso il dolore e la morte. Poi il trasferimento a Collemaggio. Qui il Papa celebra la messa sul piazzale della Basilica di fronte a 7.000 persone e, traendo spunto dal Vangelo, si sofferma sui concetti di umiltà, perdono e mitezza. L'Aquila, ha esortato, sia davvero capitale di perdono, capitale di pace e di riconciliazione. Voi potete custodire il dono della misericordia perché conoscete cosa significa perdere tutto, veder crollare ciò che si è costruito, lasciare ciò che vi era più caro, sentire lo strappo dell'assenza di chi si è amato.
Chiunque nella vita può fare esperienza di un terremoto, seppur dell'anima, ha spiegato ancora Francesco, che però fa entrare in contatto con la propria fragilità, i propri limiti, la propria miseria. Anche in questo caso si può essere perdenti, ma anziché incattivirsi si possono imparare umiltà e mitezza, le caratteristiche di chi ha il compito di custodire e testimoniare la misericordia. Al termine della messa, poi, prima dell'apertura della Porta Santa, la recita dell'Angelus. Qui Francesco esprime la sua vicinanza alle popolazioni del Pakistan flagellate dalle conseguenze disastrose di 3 mesi di piogge monsoniche, e poi un pensiero, una preghiera ancora una volta all'Ucraina. Preghiamo per il popolo ucraino e per tutti i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il Dio della pace ravvivi nel cuore dei responsabili delle nazioni il senso umano e cristiano di pietà, di misericordia. Rimaniamo a parlare dell'Ucraina, perché la comunità ucraina di Chiavari ha ricevuto il premio Bontà Madre Speranza, consegnato a Rapallo in occasione di Tigullio Expo, un riconoscimento giunto alla 7ª edizione che premia persone e gruppi che si distinguono per la loro generosità. Un'occasione anche per tornare a parlare della guerra in corso. Sentiamo. Abbiamo paura che il mondo inizi a dimenticarsi, cioè la guerra diventa per tutti come, diciamo, come una cosa normale, invece non è normale. La guerra in Ucraina rischia di finire in secondo piano con le elezioni alle porte e la politica che si è ripresa la scena. La comunità di Chiavari ridà la scossa. Da noi dicono la situazione è sempre drammatica, ma non manca il coraggio. C'è chi torna a Kiev per dare una mano a far ripartire il paese. Tanti profughi tornano già indietro e la prima cosa che scrivono quelle che ci conosciamo, non sapete come si sta bene in casa, anche se ci sono quelle sirene continuamente, anche se ci sono dei spaventi, anche se buttano, continuano a buttare i missili, la gente cerca di continuare a fare la vita, se si può dire normale, quotidiana. La comunità ucraina ha ricevuto il premio Bontà Madre Speranza, consegnato a Rapallo in occasione di Tigullio Expo, un riconoscimento che premia lo stile del gruppo di circa 250 persone, un intreccio, si legge nella motivazione, tra fede e speranza, spirito di servizio e umiltà. Visto e considerato l'impegno che hanno messo, la sensibilità che hanno avuto e anche, diciamo, questa capacità di farsi promotori, no, di certe iniziative, ha meritato, ecco, questa scelta. Gli ucraini si sono dati da fare per mandare aiuti alle città in guerra e poi per accogliere i profughi. Dall'ex chiesetta delle Clarisse di Chiavari si è acceso il cuore generoso di tanti e questo non è passato inosservato, e si sono moltiplicati i segni di fraternità. Abbiamo incontrato tanta bontà dalla parte degli italiani, siamo molto grati che ci hanno regalato anche a noi questo premio di bontà, perché noi facevamo volontariato, facevamo tutto quanto che potevamo fare per gli altri, soprattutto per i nostri profughi e per il nostro popolo. E ricordiamo che Tigullio Expo si chiude oggi, bancarelle allestite ancora sino a questa sera sul lungomare Vittorio Veneto di Rapallo. Questa mattina è stato consegnato anche il premio Scrivo con il cuore allo scrittore Mario Dentone. Questa sera alle 18.30 invece sul piazzale della chiesa di Sant'Anna la presentazione di libri a cura di Marco Delpino. Santa Margherita Ligure in lutto per la scomparsa di Lucia Ricci, vedova canessa, deceduta all'età di 78 anni. Lucia era molto conosciuta e stimata in città sia per la sua attività di commerciante sia per essere stata da sempre molto impegnata nel campo del volontariato. Tutte le comunità parrocchiali cittadine si stringono con affetto attorno al figlio Fabio e agli altri familiari. I funerali della signora Lucia verranno celebrati martedì mattina alle 10 nella chiesa di San Siro, dove questa sera alle 19 sarà recitato il rosario. E si è chiusa invece la 38ª edizione di Expo Fontana Buona, organizzatori soddisfatti del numero di presenze e del lavoro di squadra che ha anticipato la manifestazione. Ora si guarda al futuro. L'edizione 2023 sarà ancora nei padiglioni di Calvari, lo decideranno Città Metropolitana di Genova e il nuovo consiglio direttivo del GAL. Sentiamo. Pienone di visitatori a Calvari nel giorno di chiusura dell'Expo dopo un inizio a rilento, ma al di là dei numeri gli organizzatori si dicono soddisfatti del ritorno in presenza della manifestazione. Aspettavamo la gente è arrivata e ci ha dato dei feedback positivi e quindi siamo sempre più convinti nel voler portare avanti questa manifestazione, coscienti che sicuramente possiamo fare di più sia in termini del numero di espositori, se ci saranno degli spazi adeguati per poterli ospitare e naturalmente poter programmare per tempo la manifestazione ci potrebbe consentire di ottenere risultati eccellenti.
Eh sì, perché il padiglione in muratura sarà a breve adibito a cucina per l'istituto agrario e alberghiero che ha sede proprio a Calvari, mentre nella cupola geodetica ci andrà la palestra della scuola, struttura peraltro non adibita a ospitare un expo d'estate, e quindi Città Metropolitana dovrà chiarire se potenziare il padiglione o cambiare sede. Il GAL genovese, che presto rinnoverà le cariche, vuole ripartire comunque dall'unità di questi giorni. Il Consiglio di amministrazione del GAL, che oggi io rappresento, è stato coeso, si è impegnato nel realizzare e nel apportare anche delle novità, perché vede che qua abbiamo delle novità e siamo veramente contenti per un futuro che sicuramente, non so se sarà più a Calvari, ma sicuramente un prosieguo di Expo Fontana Buona. Nell'ultimo giorno di Expo si è svolta, tra le altre cose, la marcia sull'anello di Coreglia, vinta da Sara Lagomarsino e Federico Castagnola, e poi la gara amatoriale di pesto al mortaio, che ha attirato consensi, tanti anche i contatti avuti dagli espositori. Le nostre imprese hanno effettivamente bisogno di nuova clientela e di affari per i problemi che tutti conosciamo legati al Covid, alla chiusura del tunnel Bargagli Ferriere e a tutte le problematiche che purtroppo sono in corso. Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo insieme i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Il secolo XIX titola Gas, Draghi ferma l'assedio dei partiti, no a nuovo deficit, il premier non sarebbe intenzionato a varare scostamenti di bilancio, ma ci saranno altri aiuti. Dopo la Calenda anche Salvini lancia la proposta di una tregua elettorale. Letta, situazione insostenibile, serve un tetto al prezzo dell'energia. E poi c'è uno scontro per il collegio elettorale della Liguria 2, da parte del centrosinistra c'è Guido Malley, fondamentale salvaguardare il territorio contro frane e alluvioni. Per il centrodestra Pucciarelli e Stefania Pucciarelli della Lega, impegno per le infrastrutture e difesa dell'industria. E poi ci sono i libri, diari e cancelleria, tornare a scuola costa caro, tra poco lo vedremo anche per il nostro territorio. E c'è lo sport con il Genoa che batte il Pisa ed è primo in classifica, però in Serie B. In Serie A invece nuove mazzate per la Sampdoria, film degli orrori a Salerno, sconfitta 4-0, nessun gol segnato dopo tre partite dall'inizio del campionato. Liguria, le balene non migrano più, a dirlo è la registrazione del loro canto, la ricerca del WWF. E poi la siccità non ha danneggiato i vigneti liguri e i vini saranno buoni, è già tempo di vendemmia, produzione ridotta ma di qualità. Parlavamo della scuola, le scuole in Riviera pronte al rientro in aula, manca solo qualche docente di sostegno. Santa Margherita e Cicagna sono sedi vacanti, l'ufficio regionale offrirà la reggenza ai dirigenti che sono titolari altrove. E poi comprensivo di Rapallo e Zoaglio alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico a Grugliasco, alla presenza del presidente Mattarella. E per Chiavari invece la novità è il trasferimento di 5 classi da San Pier di Canne al Gianelli Campus in tempo, appunto temporaneamente, per permettere i lavori di restyling all'istituto di San Pier di Canne. E poi terminiamo con i pescherecci, danni ingenti, la tempesta non ci voleva, Sesti Levante 6 barche lesionate dalla grandine di 11 giorni fa, uscendo in mare sono emersi diversi problemi alle strutture. Dopo una stagione già pesante per il caro gasolio, ora arriva una nuova emergenza. Due notizie di cronaca: Rezzoaglio, brutta disavventura per una donna ieri sera a Ertola, una piccola frazione della Val d'Aveto. Intorno alle 21, mentre stava accudendo alcuni capi di bestiame, è stata caricata e ferita da una mucca. Ha riportato fortunatamente una ferita non grave, ma è stato necessario l'intervento dei medici del 118 e dell'elisoccorso, che l'ha trasportata all'ospedale San Martino di Genova. Questa mattina invece a Borzonasca una donna al volante di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo nei pressi del bivio per Codiola, la macchina è rimasta in bilico sulla scarpata. La passeggera, scendendo per dare una mano, è scivolata in fondo al pendio. La conducente, nel tentativo di aiutarla, è rimasta a sua volta bloccata e impossibilitata a risalire. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti, prima mettendo in sicurezza l'auto in bilico, la vediamo, poi con tecniche alpinistiche hanno recuperato le due donne, portate sul piano strada, hanno deciso di non farsi ricoverare. Ora ci spostiamo in redazione, è pronto Maurizio Garrefa per gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Roma. A te Maurizio.
Sì, grazie Andrea, un saluto a tutti i pellegrini partecipanti al viaggio verso Roma, al pellegrinaggio nazionale dei Cresimati è in addirittura d'arrivo, in questo momento c'è la pausa pranzo, il pellegrinaggio entrerà nel vivo oggi alle 15.30 nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, seguirà poi la visita ai fori imperiali, al Colosseo e questa sera l'incontro con Arturo Mariani, un giovane nato senza una gamba che racconterà ai ragazzi la sua storia di vita, quindi tanti incontri che stanno per prendere il via, il nostro Giacomo Rizzi che sta seguendo il pellegrinaggio ha raccolto aspettative e speranze dei giovani, le ascoltiamo. Sono 220 partecipanti al pellegrinaggio nazionale dei Cresimati, partiti questa mattina con 5 pullman dal Tigullio alla volta di Roma. Un appuntamento che torna dopo 2 anni di stop e che permette ai ragazzi e alle ragazze che quest'anno hanno ricevuto il sacramento della confermazione di fare un'esperienza di cammino condiviso. Presente anche il vescovo di Chiavari Giampiero De Vasini, insieme ai sacerdoti e catechisti che accompagnano i giovani. Abbiamo raccolto le voci di alcuni di loro durante la prima sosta per chiedere cosa li ha spinti a partecipare. Sono qua venuto qui per divertirmi, ma anche per il Papa. È un viaggio a Roma, è un'occasione molto bella e volevo partecipare con i miei amici. Per vedere il Papa e vedere il Papa e anche per visitare la città di Roma. Perché è poi anche un'esperienza bella in cui c'hai gli amici e ti diverti assieme agli altri. I partecipanti, un po' come succede ogni anno dal 2014, data del primo pellegrinaggio, arrivano da più o meno tutte le comunità della diocesi, dalla parrocchia delle città della Riviera a quelle piccole dell'entroterra, come questi ragazzi che arrivano da Cornia. Molto piccola, siamo un piccolo paesino. Siamo una parrocchia piccola, però organizziamo molte cose e queste cose sono cose belle anche per riunirsi e per, diciamo, un pellegrinaggio, una specie di pellegrinaggio è questo. L'arrivo a Roma è previsto intorno alle 15, l'inizio ufficiale sarà nella Basilica di Sant'Andrea col saluto del Vescovo e un breve momento di preghiera, poi la visita ai fori imperiali e al Colosseo. Avremo aggiornamenti anche nel corso del TG di questa sera, è tutto per questa edizione di Tiguglio Oggi, l'appuntamento ritorna alle 19.15, l'informazione continua anche sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornate.